Eccoci, eccoci, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Gamers HQ Italia Nuova live interamente dedicata a Skull and Bones Quindi riprendiamo la nostra avventura tra i sette mari, tra i sette mari Abbiamo un bel po' di quest da portare a termine Un bel po' di cose da, da fare in realtà e da, da sbloccare soprattutto Scull bones, scull and bones, scritto esattamente come l'hai scritto tu, Saba. Buonasera, caro, ben arrivato, ben arrivato. Allora, sarete contenti di sapere, e anche se non siete contenti ve lo dico lo stesso, che eh, sono riuscito a costruirmi una bellissima, una bellissima, anzi un bellissimo brigantino. E questo, questo brigantino praticamente è, è velocissimo. È velocissimo, fa un sacco di danni. È, è uno spettacolo. È uno spettacolo da vedere, da sentire, da, da provare, da, da governare. E adesso io ve lo mostrerò. Questo, uh, questo brigantino perché è veramente una favola. E con questo andremo a fare, ovviamente. Andremo a fare le, le varie missioni anche perché. Ci sono in realtà delle, dei potenziamenti che vorrei portare a termine, cioè delle, vorrei prendere dei cannoni particolari e quant'altro. Adesso vi mostro. Passiamo alla schermata. Oop. Eccoci qua. Allora, basso un pochettino il mio volume. Ok, allora, intanto, fatemi vedere cosa c'ho nella stiva. Ok, questo è il brigantino. Adesso lo vedrete poi magari un po' meglio. Sicuramente stavo per costruire, esatto, un nuovo lancia un nuovo lanciamissili che si chiama le termiti 2. Ora, come dicevamo nella scorsa live, ovviamente il lanciarazzi è diciamo più adatto ad un uh, ad abbattere per abbattere per l'abbattimento delle strutture, ecco. Ma a me piace, io lo, lo utilizzo anche per, per contrastare le navi nemiche, mi piace molto, è molto figo e quindi lo terrò sulla nave anche per i combattimenti navali, fottendomene di quello che voi mi suggerite. E quindi andiamo... Allora, i materiali li possiamo raccogliere in realtà in diversi punti. Uno di questi è qui, ha la voce di Parujar. Eh, credo ci sia proprio il vetro. Eh? No, non so esattamente quanto ne ho bisogno, ma ne ho bisogno. Ci serve del vetro. Ci serve del vetro. Uh, non so se è la, se è la mercante di, delle Rempa che ce lo vende. Vediamo. No. Però vediamo se possiamo vendere qualcosa. noi nemmeno. Niente, scu mi scusi allora. Eh, andremo da, da qualche altra parte. Oddio, forse di qua? Ci dovrà pure essere un, un altro mercante qui da queste, queste parti. Comunque devo dirvi che nella scorsa live che abbiamo giocato in coop praticamente dall'inizio alla fine è stato molto molto divertente. È stato molto molto divertente, mi sono divertito un sacco. Abbiamo fatto tra l'altro alcune delle cose, diciamo, principali, no? Tipo le navi fantasma, il mostro marino. Poi, ovviamente, abbiamo affondato un numero imprecisato di, di, di navi. È stato, è stato molto, molto figo. Eccolo qui, l'ufficiale. Commerciamo. Eccolo, ce l'ha lei il vetro. Quanto me ne serve? Me ne servono tre almeno. Lui me ne vende uno sicuro. Due. Due, mi raccomando, non sia mai... Ah, però vendi il cacao a bassissimo prezzo che io comprerò. E anche la canfora. Esatto, sì che i soldi al... a questo... in questo momento non ci mancano, però... Però, però... Uh... Possiamo vendere la vaniglia ad un prezzo più che maggiorato, vedi? 5.000 facili, 5.000 facilissimi. E risaliamo a 90.000 di denari. Ok? Allora, vediamo un po'. Mi sa che dovrò fare qualche tratta. Qualche tratta, qui che abbiamo? Allora, la tela e il l'ingotto di magnetite. È il lingotto di magnetite che mi serve, eh? eh sì, eh sì. Quindi dobbiamo spostarci tipo qui e affondare qualche qualche nave. E magari lungo la, lungo la strada, io riderei di scendere fino a qui sotto. Mi sembra un po' eccessivo. Lungo la strada, magari ci spostiamo un po' sulla sinistra e andiamo a prendere. Che cos'è? Altro vetro, mi sembra. Sembrerebbe vetro. Vediamo. La facciamo salpa. Ciao Ryu. Buonasera. Comunque, eh, questa qui. La, il brigantino, che sostanzialmente serve a. È, è, da sfonda, è un DPS da sfondamento, cioè proprio entri dentro le altre navi, cioè la schianti. L'ho chiamata Penetrella. Nessuna nave era stata chiamata Penetrella ancora, quindi questa è la Penetrella prima. Ok. Ve lo dico giusto per, per, in, per info. Mi piace Penetrella come nome. In attesa di vedere tra no. 8 giorni le navi che metteranno nella season. O comunque Royal i contenuti City che metteranno nella season. City. Guardate che bellezza. Guardate che bellezza. Adesso vi faccio vedere anche quanto è veloce sta nave. È velocissima. Allora, io sto a Da dove sto a partendo? Da qui. Quindi devo andare tutto di qua. Ovviamente controvento. No. Posso forse evitarlo. Via! Le ho messo. Avevo messo. Eccolo qua, il gatto. Il gatto quello Quello nuovo. Non quello del drop di Twitch. Incudo un timore sbarazzino, dici. Hai il nome? Sì, il nome, sì. Sì, 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 decisamente. Allora, vediamo. Mappa del tesoro. Mi si, si tolga uh, Ravia lavorata canfora. No, io non so se vorrei averci a che fare con una penetrella. No, te lo posso assicurare. No, non vuoi averci niente a che fare. Vedete, fa 17 nodi sta qua. Mi sa che arriva proprio a 18. Non ne sono sicuro, ma. Sì, arriva a 18. Cioè, è velocissima. Pertanto è veloce la scatafasci contro le navi nemiche, è fatta. Cosa portate voi? Lingotto di magnetite, tela, avete tutto quello che mi serve voi. Eh, ma allora me la devo prendere con voi, scusate. E voi chi siete invece? Sempre francesi. Ma scusa, pure questi sono francesi. Merda, ma perché siete tutti qui? Troppi siete. Cioè, io tre, forse me li accolgo. Vabbè, ci provo. Ci provo. Guardate che cazzo di danni che fa quando... ma di looting veramente ok ma mi sa che se la stanno se la danno a gambe questi qui una mi sa che mi è scappata ah no eccola là ok sicuro che vuoi fare questo gioco con me sei sicuro no che non lo vuoi fare Ciao Miriella, buonasera. L'odizio chiede, chiede rinforzi ma non glieli daremo perché siamo troppo impegnati qui. Oh, l'avessi preso mezza volta. Le taglia, le taglia come se fossero di burro, eh. Comunque. Vediamo quanto, quanto sono. Ok, l'ingotto di magnetite, l'asta di vetro, tela. Mi serve, mi serve dell'altra tela. Ce l'hanno sempre loro. C'era una nave qui. Mi è scomparsa dalla vista. Mi è scomparsa. Era, era proprio qui. L'avevo vista. Scendiamo. Se scendiamo a sud, da questa posizione dove ho segnato, dovremmo teoricamente incontrarne altre. Teoricamente. Questa è la rotta. Rotta commerciale internazionale. Tu, uh. troppo lontano. Troppo lontano. Perché non ho fatto? Ecco, un'altra cosa che devo fare è il cannocchiale di livello 3, raga. Mi sembra, mi sembra fondamentale, perché qui se no è un casino. Non riusciamo a, ad individuare le navi dalla, dalla distanza. Allora, lì mi sembra che ce n'è una olandese e altre francesi che potrebbero essere quelle che sto cercando. No. Ruota dentata da bacco. E tu invece? Ruota tentata bombarda riparatrice Che merda Ma tu perché mi segni Oh oh Fammi viene addosso Ma come si permette Sa come mai questa me la segna E invece quelle lì sotto Ah vedi voi invece mi interessate tantissimo Hai visto la media su Metacritic È bassa Sabba No non l'ho vista è bassa hanno fatto un, un review bombing pazzesco eh, con scallen Bones. si sì, si sì, è, è, è bassissimo non lo so cioè non oh. io penso allora c'è anche da dire che un pochettino ubisoft se l'è tirata eh. no no sì sì della critica sì sì ma ho visto ho visto delle recensioni internazionali comunque, cioè non ho visto la media di Metacritic, ma ho visto le recensioni di alcuni siti piuttosto grossi internazionali e molti lo hanno, lo hanno devastato. C'è da dire una cosa, come dicevo, Ubisoft un po' si è, tirato la zappa, si è tirata la zappa sui piedi perché di poco prima dell'uscita del gioco. Uno di loro ha detto che questo titolo non è AAA ma addirittura quadrupla A. E questo gioco lo sappiamo benissimo che non è quadrupla A. Cioè no, stai zitto. Se, ve cioè, se vedi che già il gioco ha difficoltà ad essere, ad essere apprezzato da dagli utenti, non dire cazzate ai microfoni di nessun giornale... Stai zitto, ficcati la lingua nel culo. Beh, questo devi fare. Questa, questa cosa che vi sto dicendo che sembra una stronzata, in realtà ha creato ancora più critiche, ovviamente da parte dei eh, da parte degli utenti e da parte delle, delle riviste eh, specializzate. E chiaramente chiaramente è andato tutto a fanculo. Se già avevano una mezza possibilità di avere un, cioè, un po' di successo adesso proprio. Uh, zero Cioè, questo qui ha detto: Ha preso la palla al balzo a suo modo. Ha visto che i, i giocatori criticavano la mancanza di combattimento a terra. Bla 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 bla. bla Questo qui ha detto: Ragazzi, ma voi che volete? Cioè, questo gioco è un quadrupla A?. Cioè, no, questo gioco non è una quadrupla A. No, assolutamente no. Perché comunque è un gioco che ha. Per le sue carenze, lo abbiamo sempre detto, non, no, non è il gioco perfetto. E tantomeno, non è quadrupla A. Cioè, la mia concezione di tripla A, non quadrupla, tripla A è un The Last of Us 2 e un Red Dead Redemption 2. Ok? Cioè, parliamo di giochi che hanno degli standard molto elevati. Di certo, Skull and Bones non è tra questi. Quindi certe volte, vedete, bisogna un attimo. Forse sperava facendo questa dichiarazione che non lo so. Sicuramente ha fatto della pubblicità, ma non della pubblicità positiva, ecco. Perché si è parlato molto di questo. di questo commento. Non so quanti di voi lo hanno. Lo, lo hanno intravisto in rete, però... Insomma. Ad ogni, modo, ad ogni modo, per quanto riguarda la, la Metacritic, la Sa cyberpunk, uh, sì, anche adesso, cyberpunk di adesso, non cyberpunk del lancio. Ciao Aris! Ehm, dicevo... Eh, per, sì, per quanto, riguarda, per quanto riguarda i voti di Metacritic, no? I voti proprio della critica specializzata. Raga, io non mi sento di essere, di essere così duro con il gioco. Perché io onestamente mi ci sto chiudendo e mi ci sto divertendo tanto. In gruppo è divertente. Le cose da fare ci sono. Per quanto possano essere magari un po' ripetitive, eccetera, eccetera. Ancora deve arrivare tra l'altro la season. Quindi ci saranno nuovi contenuti. Ma vi posso assicurare che quello che. Cioè, a questo gioco in realtà mancano mancano delle secondo me bisognava approfondire di più determinate meccaniche ok ma ci sono e no, non è detto che non possano farlo in futuro io poi non lo so se lo faranno eh. però ecco secondo me i margini di miglioramento a voglia cioè, ma sì io, io ho deciso di dargli questa opportunità come ai tempi ho deciso di dare l'opportunità a Nome Sky e di fatto avevo ragionissima, lo, lo voglio dire a, a, voce, a voce alta: perché quando tutti criticavano Nome Sky, io dicevo: Raga, aspettate, che questo gioco diventerà qualcosa di allucinante. L'ultimo aggiornamento è uscito proprio di recente, di Nome Sky, e Nome Sky è. Pazzesco adesso. Cioè, secondo me, Nome Sky è uno dei più bei giochi spaziali. Eh, prodotti negli ultimi, negli ultimi anni. Tra l'altro, tutti gli aggiornamenti sono gratuiti. Sono tutti gratuiti. Quindi voi comprate il gioco e poi avete tutte queste espansioni megagalattiche gratis. Che sono. Mamma mia! Mamma mia, mi sa che qua. Mi sa che qui. Se non mi fate scappare. Me la, me la quaglio. E, e ripeto, non so quali siano i piani di, di Ubisoft per quanto riguarda Scala and Bones. È chiaro. È chiaro che stiamo. Siamo, ci, ci, ci troviamo di fronte ad un MMORPG. Cioè un MMO. Quindi. Si suppone che dovrà necessariamente essere aggiornato costantemente. Se vogliono. Se vogliono utenza dovrà essere aggiornato costantemente quindi io per il momento ci gioco mi diverto mi piace molto sia da giocare in singolo sia da giocare in, eh, in compagnia poi raga eh, se dobbiamo parlare di gusti se dobbiamo parlare di non lo so se dobbiamo attaccarci magari a, a, al capello eccetera eccetera io sono il primo lo sapete io non ho bisogno nel mio lavoro, tra virgolette, di, di, di fare pubblicità a nessuno perché non, non, non ne ho proprio bisogno. Quello che, quello che vi recensisco, quello che scrivo sul mio sito, lo scrivo in totale autonomia, senza pubblicità, perché non ho pubblicità e quindi parlo sempre per esperienza personale, senza la pretesa di no, guarda che come dico io, perché non è non deve essere così vi dico semplicemente per me è un gioco che vale la pena giocare se vi piace il genere perché è molto divertente è molto bello da vedere è rilassante mi dà quelle vibes come diceva anche Malbaiso nella scorsa live mi dà quelle vibes da Eurotrack no? proprio da relax ed è vero ed è vero perché eh, tralasciando i combattimenti va bene ma è un gioco che comunque ti rilassa no? fare queste tratte con la nave esplorare Vedere posti nuovi, poi c'è comunque c'è una storia, c'è eh, una campagna da affrontare, ci sono delle missioni interessanti. Ci sono cose da scoprire, cioè ci sono delle lore proprio a prescindere da dove voi vi eh, troviate, dove navigate. Insomma, eh, è, un mondo, è un mondo carino, quello, quello che è stato sviluppato per Scallen Mons, L'unico problema è cioè, se proprio dobbiamo attaccarci a qualcosa, sono appunto alcune meccaniche che io avrei sviluppato meglio avrei sviluppato meglio e... ma sappiamo anche che Skull bonds ha avuto uno sviluppo molto travagliato ok Skull bonds è uscito dopo dieci anni non perché gli sviluppatori si sono divertiti o si sono rotti il cazzo di è perché stato... ci sono stati problemi di sviluppo e questi problemi di sviluppo ahimè se li, sono, se li sono portati. Cioè, il gioco ne risente. Cioè, tutt'oggi, nel 2024, il gioco risente di questi. Di questi delay, di questo sviluppo un po', un po così. Infatti, ha delle meccaniche che secondo me sono un po' anacronistiche. Eh, che andrebbero migliorate, ma nessuno ci. Cioè. E nessuno viene a Ubisoft di migliorare no, queste meccaniche nel tempo, che sia l'interfaccia, che sia l'abordaggio, che sia il sistema di missioni di combattimento. Bla bla bla, cioè, ha voglia. Si può, si, può fare, si può fare tanto. Però punire il gioco a prescindere, così, senza averlo provato, ah, l'ho giocato, cioè, questo non è un gioco. Ecco. Un'altra cosa, io spesso io mi trovo a leggere no, i vari commenti, le varie cose, no, e leggo, ah l'ho giocato 5 minuti, noioso, l'ho disinstallato. Questo gioco qui, e lo dice anche Aris, che è qui in chat, che ha 80 ore di gioco, ehm, non è un gioco che puoi giocare in 5 minuti. Cioè, questo non è un gioco da 5 minuti, questo è un gioco che... Ahimè, cioè eh, raga, vi dovete, vi ci dovete mettere perché voi quando giocate a World of Warcraft, ora io non voglio paragonare questo necessariamente a World of Warcraft, ma è un MMO. I, massi i giochi massivi online, ahimè, richiedono tempo. Richiedono tempo per il gathering, richiedono tempo, sì, per il farming in generale, per il crafting, richiedono tempo per comprendere le meccaniche di gioco, ma soprattutto richiedono tempo affinché tu possa eh, permettere proprio al gioco di aprirsi, di mostrarti tutte le sue meccaniche, in 5 minuti voi non avete visto nulla del gioco di Skull Bones perché molte meccaniche vengono eh, aperte al giocatore ad un, live a un tot livello, come è giusto che sia in questa tipologia di gioco, ok? Eh, la, la gente. Cioè, noi come videogiocatori mi sa che abbiamo perso, no? Quel faro, quella pazienza. Vogliamo sempre tutto e subito. Vogliamo sempre tutto e subito e ci annoiamo troppo facilmente. Io pure mi annoio facilmente. Però riconosco il genere, so come cazzo funziona questo, questa tipologia di gioco, no? Quindi io veramente leggo, leggo delle critiche che sono sterili, sono. Stupide, sostanzialmente, per me sono stupide. Eh, se poi dobbiamo dargli un voto basso per l'interfaccia, per, per la questione per delle, dei tecnicismi diciamo. Allora allora quello, quello, quello è un altro discorso. Ma ripeto, non è un gioco da 5 minuti. È un gioco che richiede dedizione. Eh, non la dedizione, rivedo, di un MMORPG, appunto, come un New World, un Diablo, che cazzo ne so, World of Warcraft. Però richiede comunque dedizione. Perché se tu non ti metti a, comunque a combattere, a prendere risorse, eccetera, eccetera, non progredisci. Rimani sempre fermo e, tra l'altro, appena fai 5 metri, ti becco un tagliagole eh, in mare aperto e ti, ti affonda instant quindi... Per, poi per quanto riguarda invece la questione combattimento a terra, eccetera, eccetera, questa, mh, questa cosa già la sapete perché ve l'ho già detto in altre live. Per me il combattimento a terra al, allo stato attuale è totalmente inutile, cioè non ne, ho, non ne sento proprio la necessità. L'unica necessità che sento è quella dell'abordaggio, semmai, perché visto che passiamo molto tempo in acqua, quantomeno l'abordaggio mi sarebbe piaciuto. Uh, farlo in maniera diversa cioè piuttosto che una cutscene anche, anche il saccheggio per dire, il saccheggio nelle, nelle capitali, nelle fortezze cioè sarebbe stato bello avere un altro un sistema più interattivo ok e um, invece tutto è rilegato a delle cutscene che insomma ti lasciano un pochettino mm, un po' così come dire ma qui manca qualcosa cioè ti proprio te ne accorgi che manca qualcosa per il resto, raga, a me sembra un gioco di pirati veramente figo e molto interessante. Ryu, ora, ora vi leggo, scusate, perché io faccio, faccio sempre questo preambolo e poi... c'è cioè, devi dire che l'ambientazione piratesca deve piacere, però a chi non piace... E eh, certo, ti do atto che sei sempre stato un recensore indipendente e equilibrato. No, no, questo lo, 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 posso, lo posso confermare, ripeto, nel mio sito non vedete pubblicità di alcun genere... Eh, quello che scrivo lo scrivo semplicemente perché mh, sono le mie. Generalmente, quando scrivo una recensione, perché sono proprio le mie, mi piace scrivere quelle che sono le mie sensazioni, le mie personali sensazioni. Poi eh, le scrivo sempre a fine articolo. Diciamo che la, la parte iniziale dell'articolo sono dati oggettivi del, de, del gioco. No? Cioè, eh, parto sempre dalla trama, da, da, da una intro, dalla trama, poi il gameplay. E poi si passa al lato tecnico del gioco. E poi ci sono proprio i miei commenti uh, personali, proprio in maniera molto come dire eh, trasparente, e non faziosa. Ci sono stati, i miei, la maggior parte delle mie recensioni sono, sono positive, ma ce ne, se andate a spulciare, ce ne sono. Ci sono stati alcuni giochi che hanno ricevuto un voto pessimo perché effettivamente facevano schifo. Come tutti i giochi, in realtà c'è di. Uh, no, aspetta, dovrei tornarci. Ma mi hanno detto che Nome Sky di danneggi PC se non è abbastanza potente. Eh, Nome Sky è un gioco piuttosto pesantino. Eh? È piuttosto pesantino perché si è ingrandito tanto, tanto tanto. La gente si chiede più di quello che è. Si sente di dover far scendere il proprio parere. Sì, eh, ma questa è la, la cosa dei social in generale. Il fatto è che. Cioè è come, è come se io vi invitassi a mangiare una pietanza nuova e voi per partito preso mi dite No io questa cosa non la mangio, cioè mi fa schifo Ma se tu non l'hai assaggiata, cioè quantomeno prendi un... una forchettatina di questa cosa che ti voglio far assaggiare e vedi se ti piace No mi fa schifo, non puoi dire a prescindere che ti fa schifo, cioè no, non va bene Ciao v -Shox. Allora vendi No, io devo comprare, ma non da lui. Ah no, mi devo teletrasportare, ho comprato già tutto, scusatemi, Madonna mi sto rincoglionendo. Devo teletrasportarmi, devo costruire sto lanciamissili e poi sono pronto per le missioni. Allora, io aris ti dico, devo devo fare una taglia qui nelle Indie. Però prima di fare questa taglia, eh, devo, cioè volevo togliermi un attimo un paio di cose, quindi se tu vuoi rimanere qua un, un qualche, qualche minuto, qualche tempo, e poi magari ci uniamo e facciamo, eh, facciamo un po' di, di robette. Ok. Ne stavo... Guarda, Vicio, io vorrei evitare di ripetermi nuovamente. Ne abbia... Appena sei arrivato, tu ero quasi alla fine della discussione. Quindi, se ti riprendi proprio questa live, da, da... non lo so, un quarto d'ora. Cioè, devi tornare indietro di un quarto d'ora. Ritorno indietro di un quarto d'ora e ti becchi tutta la discussione. Perché è stata bella, bella articolata. Hai ah, il mio parere, proprio preciso, preciso, e il succo. Ti faccio lo spoiler: a me piace mi piace eh, de de deve piacere anche, anche a voi il genere non, eh, non, non, non so se se, se dirvi sì prendetelo non, vi, deve, vi deve piacere eh, ripeto dipende sempre anche da cosa state, state cercando grazie grazie per il follow welcome ah ma tra l'altro Disattivato, mi sa. So. Aspettate un attimo. Ah, ah, ah Ho disattivato i cosi. Sì. Allora, crea. Grazie, Bishox. Grazie per il follow. Uh, creiamo, creiamo. Di dove sei? Sono di Messina. Messina. Messina centro, proprio. Messina città. Allora. Torniamo indietro. Allora, questo è costruito, quindi mi basta semplicemente fare così, gestisci nave, armi, e sostituiamo questa con... boom, questa qui, eh? Poi uguale in realtà, però, ok. Uh, bene, molto molto bene. Questa dove me l'ha messa adesso non lo so, però se noi andiamo a fare gestisci carico... Magari possiamo... Allora, bombarde, queste le possiamo in magazzino. Le asse di legno pure, possiamo, possiamo... le cose che non ci servono. Materiali speciali, il catrame lo possiamo, la ruota dentata pure, il salnitro grezzo ovviamente sì. Queste le dobbiamo vendere. Questo che è un bene, va bene, va bene, va bene. Fornace per balestra aumenta balle... Vabbè, questo lo possiamo. Ok. Uh... Ok, ci siamo. Sono gusti per quanto senta parlare bene dei Souls, non mi attirano, non sono il mio, ma certo. Poi, alla fin fine, la questione di gusti, dei gusti è insindacabile. Io di Palermo sentivi l'accento, sentivi l'accento, eppure è raro, eh, perché non tutti lo dicono, cioè non tutti lo riconoscono. Perché comunque il nostro, il nostro accento, o almeno il mio personale, è un po', no? un po in basso. cioè si sente, ma non sempre. Ma sono d'accordo, Miriella. Ciao, io non riesco a salire di livello. Sono livello 8. Esatto. Intanto dipende da che nave usi, ma soprattutto da cosa hai equipaggiato sulla nave. Ti, ti spiego. In base a quello che tu metti sulla nave, quando fai gestisci nave. Aspettate, che mi metto da questo lato. Up. Quando tu fai gestisci nave, se metti mobilia o protezione, eccetera, cioè, cioè di livello alto, il rank della nave sale. Ok, il livello della nave sale. Quindi cerca sempre di equipaggiarti con, uh, con, robe, con robe di qualità. E ovviamente per equipaggiarti con robe di qualità, comunque devi andare avanti con le missioni. Cioè, devi salire. Cioè il, tuo, il tuo pirata, il tuo alter ego, deve comunque salire di, di livello. Perché magari i progetti. Alcun, determinati progetti, ce li hai bloccati. Come ce li ho bloccati io tuttora. Ho alcuni progetti che vorrei fare, ma se non salgo prima, non, eh, ahimè non posso craftarli. Mi serve il grado capo 1 per avere tutto sbloccato. Ok, esatto. Io non so esattamente che livello sono. Io sono Tagliagole. Che bello il Tagliagole. Il prossimo è capo? Dopo Tagliacole c'è capo? Io non riesco, non, cioè non me li ricordo i gradi. Forse Aris lo sa. Poi ti servono i pezzi da 8. Ok, quindi il prossimo è capo. Vedi, sono a metà proprio, a metaglio. Sei Tagliacole anche tu. Ecco. Eh, vedi, ti dicevo... Ti dicevo eh, era Dien, spero di, di chiamarti nel modo giusto. Eh, devi, devi equipaggiare robe più, più strong sulla tua, sulla tua nave allora per, fare, per farla salire C'è questo tizio che mi sta copiando, anche lui ha petto nudo, non va bene Però soltanto io ho i buffi, i buffi come ce li ho in real Allora, ora, beh, vando alle, alle stronzate Facciamo un attimo un paio di cose Per esempio... Mi volevo togliere delle mappe. Queste ce le togliamo easy, visto che ho tutto sbloccato. Easy, easy, tra tante virgolette. Vediamo un attimo. Allora, leggi la nota. Avevo qualcuno dalla mia parte nella battaglia. L'alleanza commerciale britannica. Ma, ma a proposito, ma gli inglesi in questo gioco dove sono? No, non cioè, Non sono l'unico che se l'è chiesto, giusto? Cioè, dove sono gli inglesi? Io adoro gli inglesi nel giro, nel, nei giochi dei pirati. Ma che fine hanno fatto? Forse li aggiungeranno dopo. Perché non. Non mi sembra di averli visti. L'alleanza commerciale britannica, ma mi tenni del bottino per me? Raggiungi un luogo indie, indie orientali, osservatorio delle grotte carsiche. Lì nascosi il forziere in profondità. Io insegno l'avventura. E i guai no, insegno sembrava una N, raga. Io inseguo l'avventura, i guai inseguono me, ma non cambierei vita per nulla al mondo, come ti capisco, come ti capisco, ok quindi ha detto osservatorio delle grotte Co carsiche direzione Sud, Indie orientali. Indie orientali. Però lui ha detto direzione sud. Eccole qua. Direzione sud. Eh, potrebbe essere questa qui. Vediamo. Aspetta. Potrebbe essere il faro. Potrebbe essere il faro in rovina. Sembra il faro in rovina. Sembra, ma non ne sono sicuro. C'è questa. Sì, questo qui è un faro. Un faro distrutto. Potrebbe essere lui. È un faro distrutto. Eh sì, mi sembra proprio lui. Vediamo un po'. Sta cosa che ho sbloccato tutti, tutti i porti ovviamente mi favorisce, mi favorisce nella, nella ricerca dei, dei tesori. Dobbiamo trovare una croce con, con una pala. Vediamo se è qua sotto da qualche parte. Ecco, per esempio, una cosa che toglierei invece, tantissimo, è il, la, il fascio luminoso che ti segnala la posizione del tesoro. Ora lo vedrete, ma appena mi avvicinerò al tesoro, quello lo toglierei. Cioè, è, ti, ti facilita troppo. Cioè, la ricerca del tesoro deve essere una ricerca che ti fa perdere tempo, capito? Invece evidentemente a me nulla mi toglie dalla testa che qualche giocatore si è lamentato. Vedete, eccolo qua. Lo vedete sto fascio? Questo fascio ti indica che il tesoro è lì. Ma se tu già nella mappa mi stai dicendo, mi stai dicendo che si trova qua, io non ho bisogno del fascio di luce, me lo cerco perché questo fa parte del gioco. Questa è una semplificazione che io detesto. Detesto davvero. Ma c'è perché evidentemente hanno, non lo so, hanno deciso che doveva esserci, invece secondo me è molto più figo alla sea, alla sea of Thieves cercare il punto, non avere nessun fascio di luce e sbatterci la testa fino a quando non lo trovi, non trovi il punto esatto, ma ripeto... Uh, un tempo non era così quando io provai le prime beta. Non c'era questo fascio di luce. Tu dovevi proprio cercare il punto preciso e tiravi fuori il tesoro. Punto. Ed era molto più figo, secondo me. Molto più figo. Quando ho visto il fascio di luce la prima volta, ho detto: Ma sta roba che cazzo è? Vediamo. Vediamo. St'altra missione, quest'altra mappa. Qualcuno. L'alleanza commerciale britannica Aveva un forziere e io dovevo averlo a ogni costo Indie orientali Ci fu un violento ammutinamento E io mi ci ritrovai nel bel mezzo Preferirei trasportare armi Che cercare altri inutili tesori Qua non ci dice dov'è Però c'è questa statua enorme Indie orientali Dobbiamo cercare nell'anteprima del teletrasporto qualcosa di, di, di simile. O oh, oh, mettere l'opzione, capito? Per facilitarti questa cosa, esatto, Miriella. Tipo qualcosa del genere. Ma io la toglierei proprio, cioè proprio la toglierei questa cosa. Perché non ha. Non ha senso di esistere. Indie orientali, a me viene da pensare, tipo qui. Ma in realtà. Boh. Vediamo qua sotto, qua giù. Non c'è un'anteprima che mi fa capire. Che c'è una mega statua. Do dove, dove potrebbe trovarsi questa statua? Allora, qui non è secondo me è uno di questi posti dove ci sono tipo le costruzioni però lui dice indie orientali indie orientali G rovine potrebbe essere tipo qua so che cos'è questo? ah la nave da guerra superiore eh, potrebbe essere, no, qua siamo bacino. Scusami, eh. Indie orientali. Ah, proprio ce l'ho. Eh, ok, Indie orientali, lui intende proprio tutto. Ok, eh, non lo so. Per andare oltre, servono le parti con i pezzi da 8, e così arrivi a 11, che è il livello massimo. Okay, vedi, Aris a Aris è uno smanettone. eh? Aris è uno smanettone, sa tutto. Tutto. Di Scala in bonzo ormai. Tutto. Io non lo so, raga. Non so, dove, non so dove andare. Allora, aspetta, facciamone uno più semplice al momento. Andiamo. Andiamo avanti. Allora, questo per il momento lo mettiamo. Anche perché queste vecchie. Sono tutte le. Ah no, questa so dov'è. Questa so dov'è. So dov Però la voglio leggere comunque. Qualcuno, il dominio delle Rempa, aveva un forziere, io dovevo averlo a ogni costo. Raggiunsi un luogo mare aperto, Fort Lewis. Eh, lì nascosi il forziere in profondità morirò per mano loro. Questa è facile perché è un'isola particolarissima, bellissima. Che ho scoperto per caso andando alle Indie. E dovrebbe essere questa, mi pare, sì. Si chiama Tre Fratelli sto posto. È che sono capo 21 e ho la nave all'11 esperienza, tre fratelli in mezzo al mare, sì sì, è proprio lei, guardate che figa sta Stisola. È tipo una sorta di, non lo so, di fungo roccioso, tipo una cosa del genere. Parliamo un attimo con il filibustiere, Bustiere, vediamo se vuole commerciare. Non te la fideresti? Effettivamente. Madonna, sta. Per esempio, quest'altra cosa qui che non puoi schippare, no? Non c'è l'ESC. È fastidiosa. Io ogni tanto mi ritrovo a premere EsC inutilmente, ma tanto non schippa. Uh, cosa vende questa tizia? Perché forse qui non sono davvero mai sceso. Cannone lungo 5 vende questa. Io me lo compro il cannone lungo 5. lì ci sono gli altri lo skip è con la barra spaziatrice maledetti maledetti vabbè allora vediamo dove si trova xg è sotto un teschio infilzato da, da, da una spada da qualche parte ci deve essere un teschio infilzato poi vedete che sono belli gli scorci cioè poi ogni posto dove scendi capito è diverso dall'altro cioè è bellissima eccolo qua e qui c'è il teschio vedete il teschio infilzato dalla spada di sotterra via Mi fa troppo ridere sta cosa che lui dissotterra i tesori a mano nuda. Cioè, hai capito? Come se non pesasse la cassa, cioè, bello liscio. Ok. Con i, con i tesori comunque si fanno, si fanno i soldini, eh. Eh, ma vedi, questo qui non lo puoi skippare. Io premo la barra spazia 10, questo non lo puoi skippare, comunque. Quella, quella, quella notifica lì in particolare non la puoi schippare in nessun modo. Quindi se tu premi un pulsante rischi di joinare come a me succedeva spesso. Adesso ho imparato e sti cazzi non mi, frega, non mi fregano più. Però non lo puoi schippare quel messaggio. Dura poco, perché fortunatamente dura poco, però non lo puoi schippare. Eh, hai capito? Sono, sono il male. Ma vedi, sono... Sono delle cose che possono essere migliorate, capito? E, qu quando io ho parlato di meccaniche che sono anacronistiche, che sono meccaniche eh, di, di tot anni fa, parlo anche di questo, eh? Parlo anche di questo. Cioè, l'interfaccia di Skull Bones, diciamocelo, non è un'interfaccia moderno, cioè non è eh, comunque... Intuitivissimo, eh cioè, Secondo me si poteva fare molto di meglio È un'interfaccia che ha la sua... La sua età È un'interfaccia che ha la sua età E si sente Ma può essere migliorata Può essere migliorata A me ogni tanto parte Il, il, il pulsante tipo della chat testuale Tipo la N Vedi? Oppure, che ne so Durante il combattimento quando devo sparare con il moschetto, tirare le bombe incendiarie, eccetera, eccetera, invece di schiacciare quel pulsante che mi pare sia la F, credo, o la... boh, penso sia la F, non mi ricordo, comunque mi scappa la R che è il cannocchiale, per dire, no? E quindi durante il combattimento ci sono io con il cannocchiale che non c'entra assolutamente un cazzo, ma succede. Eh, mh, ci sono delle cose che sono un po'... un po' così. Al mio personaggio fanno male i piedi perché ha queste ciabattine. e Capisci bene che non se le toglie mai e quindi cammina sempre con... Salì di sfuggita sulla nave... <ride> sulla nave di un mio nemico. E me ne andai con il forziere. Mi, trovarono... Mi trovavo qui. Isola Rossa, Sant'Anna, direzione sud-ovest. Ok... Feci scattare la mia trappola e mi presi il forziere. Spero con tutto il cuore che quelle navi abbiano smesso di inseguirmi. Questo posto. Quindi ha detto Sant'Anna direzione sud ovest. Quindi Santanna, che è qua, direzione sud ovest. Quindi deve essere da qualche parte o qui, e qui. E questo qui. Mi sa Verona False. Sì, è Verona Falls. Falls. Vorona, no Verona, scusatemi, Vorona. Non so perché mi viene da dire Verona. Comunque, raga, se avete ovviamente i dubbi, perplessità sul gioco, cioè, scrivete in chat, non fatevi problemi se volete dire la vostra. Insomma, possiamo aprire un bel dibattito su Skull and Bones... Sui giochi dei pirati in generale, non, non vergognatevi. Io sono qui apposta. Ah, ma oggi mi è che il tappo dell'acqua dell e lo giuro, l'ho perso. Non so dove cazzarola è finito. Aspettate un attimo perché mi sono accorto adesso di avere la bottiglia aperta. Ed è pericolosa perché è vicino al PC e nessuno vuole che cada dell'acqua. Della fantastica acqua vicino al, al PC. Assolutamente no. Però un goccio la bevo magari. Niente, non trovo il tappo. Pazienza. Pazienza. Uh, salve signora. Compra e vendi. Gamba Kobe. Io ho avuto la fortuna insieme ad Aris di droppare una protezione per la nave tipo leggendaria. E quindi praticamente no, non mi serve a nulla graftare. Graftarne una nuova. Io stavo constatando la grafica. La pelle del G sembra umida. Una buona resa. Sì, 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 sì. In base, in base anche alle, alle condizioni alle condizioni medio, certo. E poi facciano, facciano i capelli e la barba dei personaggi in maniera strana. Questo è vero, eh? anche, su, anche su The Division, uh, cioè, i, i peli proprio sulla, sulla faccia li vedete. Sono strani. Sono veramente strani. Però, insomma. Il resto, il resto è carino, interessante. è interessante. Cos'è che dobbiamo cercare? Una, una sorta di clessidra su una pietra. Sì, sì, è bello. Io lo sto giocando al massimo, eh, cioè al massimo della, della qualità. E devo dire che mi piacciono molto le ambientazioni. Guardate là. Eh, dai, onesto. Le ambientazioni sono molto, molto fighe. Comunque, ho, scop cioè ho scoperto, ho visto che nei vari avamposti, quelli principali, tipo quello di Sant'Anna o eh, quello tipo nelle Indie, che non mi ricordo, di cui non mi ricordo mai il nome, ci sono dei. Um, tipo delle strutture che sono chiuse, come se fossero tipo predisposte no, per, una, per una futura apertura. Non so se mi spiego. Cioè, tu, voi, se voi girate negli avamposti, noterete che ci sono delle strutture che sono. Mm, momentaneamente chiuse. Forse in un futuro gli sviluppatori le apriranno e aggiungeranno, aggiungeranno nuovi NPC, nuove, nuove cose. Chi lo sa? Chi lo sa? Me ne sono accorto nell'avamposto delle indie. Ho trovato una struttura che. Eh, sembrava aperta. In realtà è stata chiusa tipo con delle assi di, di legno. Forse un giorno lì ci sarà un NPC, chi lo sa? Le meditazioni sono sempre state uno dei punti di forza di Ubisoft, eh, di Ubisoft è vero. Però che ricordi quando sei sulla terra ferma di notte e c'è la luna piena, fissa per 10 secondi. Che sblocchi un achievement. Ah sì, ma perché c'è un achievement di questo? Di, perché c'è un? un achievement dell'osservare de, 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 de la luna ma che cazzo non ha senso questa cosa non ha senso proprio vabbè ok bene ora e questa è andata uh, abbiamo questa ho ah, do... oh, due nello stesso punto, questo perché ce l'ho qui? Scusami. No, ti muovi. Non me ne frega. Allora, questa qui. Niente, raga, dobbiamo trovare. Bisogna trovare questa. Dovete aiutarmi a trovare questa. Dovete aiutarmi a trovare questa. Non capisco dov'è. Do dove si trova sta statua? Io di solito guardo sempre come è fatta la luna nei giochi e mi sono trovato la città Sì, anch'io. Cioè, spesso mi ritrovo a guardare il cielo tipo lo skyline. Allora, dice che nelle Indie Orientali. ci fu un violento ammutinamento. Dove cacchio è sto posto? sai che dobbiamo girare diversi diversi cosi, diversi punti. Mare di Trisul. Ma c'era scritto? O, o lo hai lo hai dedotto? Ah, te lo ricordi tu, ok? Allora aspetta. Dov'è? Qual è? Do dove, dove si trova? Bordo mappa. Ma è, è, è a nord o a sud? Cioè è in cima? Nella parte centrale. Allora abbiamo questa e non è non è che magari non lo sblocco. No, è impossibile che io non l'a. Ah, questa qui. No, questa è il rovino. Non c'entra assolutamente un cazzo. Non so qual è. Mi manca? Ma come? Scusa, com'è possibile che mi manca? Cazzate. Allora, se mi manca. Deve essere qui allora. Se mi manca, deve essere qua. Cioè Per forza. Sotto la zona gialla. Quindi qui, in questa zona qui, giusto? Questa qui? Questa zona qui, ok. E allora ci vado adesso. Tra l'altro mi dice affonda le navi olandesi per fermare la loro espansione. C'è un avamposto, ok. Mi manca... Ma è pr probabilmente è l'unico avamposto che mi manca, cioè l'unico. L'unico. Perché poi ce li ho sbloccati tutti. Non pensavo ce ne fossero altri. Vabbè, dai, eh, ma vedi, scopriamo qualcosa. Ma infatti io dicevo che non avevo mai visto un avamposto. Eh, non avevo visto mai un avamposto con una statua di Buddha. Mai visto. Ho detto, io, ma, ma è impossibile. Vabbè, ci andiamo adesso. La vediamo per la prima volta tutti insieme. Dai, dai, dai. Ci sta. E nel frattempo, tra l'altro, lì c'ho pure la. C'ho pure la missione da fare. Quindi, perfetto. Uh... Salpa, ricarico, togliamoci un po' di cose al solito. Ok, salpa! Abbiamo due, due tesori da trovare in quello stesso punto. Cioè, è una di quelle poche volte in cui ho due mappe del tesoro nella stessa. nella stessa zona. È piccola la mappa? Sì, capito. È piccolina la mappa. Mm -hmm. Sì, sì. Oh, minchia, se non parto con il vento contro, non sono contento. Allora, volendo, posso. Girare. Ok. Ma che bello il gatto. Anzi, questa è il gatta. Perché quello che si trova con. Il drop di Twitch è un maschio. Si chiama Sheldon, mi pare. Questa invece è una gatta. E poi c'ho anche il. L'altro. L'altro lemure, quello. Quell'arancione, ma in che senso fumano troppo sulla mia nave? Che bella che è il mio, il mio nostromo, che bello! Che bella! Eh, ma si è appoggiato si è appoggiato un uccellaccio sul mio, sul mio timone! È la prima volta che lo vedo sulla mia nave. E il gatto ignaro. Cioè, il gatto se ne fotte altamente di sta. Prendilo! Così mangiamo stasera. Ma cose. È un curupeco. Io ho sbloccato un lemure vestito da pirata con tanto di maschera a forma di teschio e le pistole alla cintura. Ma è quello che c'è nel. È quello che c'è nel negozio? O è un altro? Quando sei partito sembrava che la nave facesse fuori... No, era il vento quello, Miriella. È più figo ancora... No, lo voglio troppo vedere. Mi devi fare una uno screen e me lo devi mandare su Telegram, perché lo voglio assolutamente vedere. Doggy che manco si ricorda cos'è un curupeco, Pessio. No, non mi ricordo. Sabba, perdonami. Perché invece non mi aiuti a ricordare? Invece di fare lo stronzo. Ah, è vero, il Che poi, tra l'altro, il Kurupego c'è sempre, mi sa, nei Monster Hunter. Giusto? Il Kurupego è uno di quei mostri che c'è. Cioè, mi sembra che di averlo trovato anche in quelli successivi al 3. Mamma mia, che bei ricordi con Monster Hunter 3 sui. Ma quanto ci abbiamo nerdato! Cioè, quanto ci abbiamo nerdato su quel Monster Hunter 3, tantissimo. Cioè, io mi sono comprato la. Mi sono comprato la Wii esclusivamente per. per Monster Hunter 3. Ero contentissimo. I drop di Twitch sono sempre viola? No, non sempre. Guarda quante navi, quante navi affondate. Eh, adesso gli do un'occhiata. Adesso gli do un'occhiata. Vediamo. Uh, non trovo il telefono, ce l'avrò davanti. Uh. Ma che figata. È bellissimo, lo faccio... vediamo se riesco a farvelo vedere. Non lo so, eh. Ti provo. È bellissimo, è un lemure con una maschera. Con una maschera da teschio, tutto vestito da pirata. È fantastico, bello. Allora, effettivamente questa parte qui, questa zona qui non l'ho mai vista. Eccola lì la città. L'ho intravista. Ah, ma è proprio gigantesca questa statua. E guardate quanto è grande la statua. Curioso. Quindi qui abbiamo due tesori. Vediamo. Ma forse devo salire per vederla meglio da terra. Allora, compra, vendi. Vediamo cosa hanno loro qui. Mi sono, non ci sono mai stato. Allora, lui in realtà non mi vende niente di... Però posso vendergli il vino. A un buon prezzo. E il brandy A un prezzo discreto Non altissimo ma Ok E niente Andate qua Ok, qui ce n'è uno. Si compra il gatto. Allora, il gatto lo puoi uh, sbloccare con i drop di Twitch, comprare nel nego al negozio, oh, oppure lo puoi riscattare con i codici all on board che ho messo anche sul nostro gruppo Telegram, ovvero qui nel messaggio pinnato del nostro gruppo Telegram, uh, qua. Per i troppo è tardi. Ah, era un'esclusiva della bed. allora niente, lo potete semplicemente prendere. Magari. Ah, eh, che cavolo. Aspettate un attimo, non mi funziona. Lo devo fare manualmente. Ecco qua. Ogni tanto si disattivano. Sti. Ho trovato, mi sa, una vernice, una vernice nuova per, uh, per la nave. Mi è sembrato di vedere velocemente. O con 500 pezzi da 8, esatto. Nel nostro gruppo Telegram abbiamo il codice per riscattare il codice e il link per riscattare il, il gatto quello rosso che ho io. Allora lui ci vende il cacao a basso prezzo e noi ce lo prendiamo così come pure la canfora. E gli rivendiamo niente. Che cos'è sta roba che ho? Recupero vigore più 10%, anche questo sai che non è male. Il recupero del vigore del 10% non è affatto male. All'onorevole Comodoro Van Oeck. Gli abiti avvolgenti e le uniformi rigide trattengono a fatica i bisogni primordiali dei vostri uomini e delle vostre donne. I vostri soldati hanno già il difficilissimo compito di sedare Rama e le sue traditrici ribelli e di controllare le Indie orientali per assicurare grandi profitti alla compagnia olandese. Abbiamo saputo di... Episodi incresciosi con furti di liquori e aggressioni alla popolazione civile da parte dei soldati di stanza negli insediamenti locali. Questo non fa onore alla reputazione della compagnia olandese. Perché, invece, non date, dei vo non date ai vostri uomini la possibilità di sfogarsi in altri modi e di recuperare così una certa efficienza? In cambio di una tariffa simbolica e dell'esclusiva dell sulla vostra scorta di semi di papavero, vorremmo offrire a voi e alla vostra ciurma l'accesso alla nostra rete di fumerie doppio. Alle amicizie proibite che più vi aggradano, e naturalmente, a una, fornita illimitata, una fornitura illimitata di rum teschio bianco. C'è inoltre giunta voce che avete imparato ad apprezzare il Badik di Java e altri prodotti esotici del posto. Saremo più che lieti di inviare una o due spedizioni per rendere l'accordo più allettante. Per, qua, per, eh, per quanto le nostre orecchie siano sempre ben tese, le nostre labbra sono sigillate. Attendiamo una vostra risposta favorevole. Mm. Qui sono successe cose. Eh? Sono successe cose a questa lettera sono successe cose spiacevoli e chissà se con l'oppio e il rum di teschio bianco la situazione è migliorata o peggiorata secondo me mm, 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 mm. insomma qui ce n'è un'altra che cos'è prendi nota l'ombra della storia incompiuta leggia sull'isola a mezzogiorno col sole a picco riposavo qui insieme a cinque uomini che vi lavoravano Condividevo con loro il pesce che avevo pescato, non dicevano una parola, si limitavano a sorridere e annuire. Allora raccontavo loro di mia moglie e dei nostri quattro figli. All'inizio non accettavo i loro regali, ma quando le redi e le vele si strappavano, loro me ne offrivano di nuove. Quella volta che mio figlio, il più piccolo, non riusciva a mangiare, mi hanno offerto un decotto di erbe. Ho iniziato a contare su di loro. Un giorno, al mio arrivo non ho trovato nessuno. Non li ho mai più visti. Ho interrogato ogni pescatore, marinaio e pirata che ho incontrato e tutti mi hanno risposto che l'isola è abbandonata da anni. Ho smesso di chiedere. Mi sono abituato a riparare di nuovo le mie vele, ma certe abitudini sono dure a morire. Ogni giorno lascio qui qualche pesce. Al mio ritorno non restano che lische. Non capisco dove si trova l'altro tesoro. Deve essere qui da qualche parte. Non è che lo devo avere in tracciamento per... Oh. No. E magari lo devo avere veramente in tracciamento per... Mmm. Allora, qui non può essere. Faccio una nota. Sono qui in punto di morte, ai piedi del Buddha gigante. Ho gettato la mia ultima moneta per fede e non per superstizione, eppure non vedo ancora nuvole. In tutta la mia vita non ho mai visto un cielo così azzurro, un sole così luminoso. Credo che mi, usci mi uscirebbero gli occhi solamente fissandolo. Ho preso troppo sole, ora mi sembra che la sabbia sappia di polpette di granchio. Che buone le polpette di granchio. Scrivo questo messaggio come ultima offerta agli dèi e a questo universo. Se mi salverò, vorrà dire che l'arte batte la scienza, forse. Perché la scienza mi ha tradito, mi ha spinto a un'impresa impossibile. Volevo catturare quella tigra, addestrarla, accudirla e poi sarei stato acclamato da tutti, no? Ma nella giungla ho incontrato solo zanzare, quei piccoli vampiri mi hanno perseguitato. Ecco, Buddha mi ha appena ammiccato. Che questo sia il mio mantra e anche il tuo, straniero, e che Buddha mi sia testimone. Seguirò le orme dei giganti e diventerò il mio stesso Dio. Che giunga la pioggia a fare di me un uomo nuovo. Victor Hunt. Basta che trovi il punto, però a volte sono all'inizio, solo che ti carite. Però allora. Ok, vediamo, vediamo, vediamo. Tanto siamo qui, una volta che siamo qui, scopriamo un po' tu. Addestra le zanzare. Non è stato bravo ad addestrare le zanzare il tizio, ed è morto come uno stronzo lì ai piedi. Pensate che, che cosa brutta morire, cioè sapere di morire. No, magari di fame, no? di sede, eccetera, eccetera, e inoltre avere anche le zanzare che ti stanno intorno e che ti ciucciano quell'ultima Quell'ultima cosa di vita che c'hai, no? quell'ultimo alito. È terribile, è terrificante sta cosa. Comunque era nello stesso punto dell'altra, non vorrei dirlo, ma mi sembra lo stesso punto, credo. trovato ho trovato un altro uh, un altro ornamento per la nave allora intanto io voglio vendere sto coso qui che ho preso scafo che ho preso perché sicuramente non è migliore del mio yeah. quindi lo vendo così anche se è un... a niente però non, non mi serve è infatti 250 via questo invece lo dobbiamo conservare insieme a tutte le altre cose. Quindi facciamo così. Gestisci carico. Questo lo trasferiamo. Questo invece lo posiamo. Opp. Ok. Le casse del tesoro la prima volta che le trovi danno parti Eh, Ma interessanti, vediamo un attimo, gestisci nave, ornamenti. Allora... Ho trovato queste vele verdi. Bello il colore, bello il colore però non... Allora io le vorrei fare blu. Cioè secondo me blu sono fighe. Però... Rosse e nere, capito? Cioè, anche verdi sono fighe in realtà. Sono molto combattuto. Emblemi. Abbiamo sempre gli stessi. Poi ho preso. Uh, no. Ah, questo ho preso. Questa decorazione qui, splendore di melusina. Motivi ornamentali di flutti marini, o forse gli spruzzi di una sirena che fende l'acqua con la sua coda. Questi non sono male, anche di questo colore, che io quasi quasi li sostituirei a questi che ormai hanno, hanno il loro... hanno fatto il loro tempo. Vedete, assomigliano leggermente a questi, tipo, no? Un po' così, però questi sono dorati, capito? Sono pacchiani, sono... Sono proprio da nave, da nave ufficiale. Noi siamo pirati lordi, siamo pirati schifosi. Di quelli che sputano a terra, capito? Bevono dalla bottiglia, che ruttano e fanno cose brutte in giro. Ecco, secondo me queste, che sono pure ossidate, ci stanno, ci stanno perfette. Ci stanno perfette. Uh, il timone va bene, questo qui, anche se... 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 Sì, lasciamo quello. Che altro ho trovato? Niente. Ah, vedete qui. Questo era il drop di Twitch. Il gatto droppato che si chiama Sheldon, è sempre in cerca del posto più assolato della nave. Questo invece l'abbiamo preso con. Eh, questo potete riscattarlo con il link che trovate nel nostro gruppo Telegram. È Gin, bella, coraggiosa e cosciente di esserlo. E eh, assomiglia tantissimo alla mia gatta Ginger, che è rossa. E poi abbiamo anche Meilin, un nobile esemplare dell'Estremo Oriente. Ah, forse è Meilin che ho sbloccato nel codice di Telegram. Non, non Jean, mi sa. Forse è Meilin, Meilin. un nobile esemplare dell'Estremo Oriente. Ama fare spuntini di Rambutan. Ok, sì, sì, mi ricordavo, mi ricordavo male. Questo l'ho riscattato da, da Malvaisso e lui invece aveva questo codice, l'ho riscattato dalla sua community. Mi sembra il caso di prendere il suo codice e postarvelo qui perché in caso unitevi al canale di Malvaisso per uh, riscattare questo codice specifico. Eh, va bene. Niente, sono sempre un po' indeciso con le vele. Allora, in realtà mi piacciono le vele gialle. Queste qui: le gialle, gialle, nere. Queste sono fighissime. Però so secondo me sono un po' too much. Un po' too much. Non sarebbe male averle blu o verdi. Proprio blu o verdi. Così. Così sono bellissime. Secondo cioè, Secondo me sono fantastiche. Anche verdi, sono molto belle. Potrei cambiarle volendo. Però non lo so, magari quando mi seccherò. Magari quando mi seccherò. Eh, quindi abbiamo preso tutto. Ho fatto pure un po', un po di lindini, eh. Siamo a, a 112.000. Oh, oh no, ma è Irma. È Irma. È Irma che ha festeggiato il suo anno di, di partnership con, con Twitch. È Irma che... Oltre ad aver fatto un anno di partnership, si è anche, ha fatto anche un anno di disintossicazione dall'alcol e dalle droghe pesanti. E quindi oggi in live ha mostrato il soggettone: il soggettone dei 100.000 cento, passi. Ciao Johnny, ciao GB. Eh, CGB, buonasera. Ciao Volpone, ciao Johnny. Ciao Carmine, buonasera. Buonasera. Ciao Johnny Drago. Buonasera. Ciao a tutti, ragazzi, ben arrivati. Merita meritato. Getto meritato gettone. Meritato, non lo so. Meritato, non lo so. Perché a da giudicare dall'ultimo dall audio di 5 minuti dove nel mezzo c'è anche una cantata. Mm. So che posso lasciare i ragazzi e ragazze in tua compagnia che ci farai sognare. <ride> sì, sì, sicuramente. Barba Calva. Disintossicazione da abuso di patatine fritte. Lo ha confessato a tutti. Io rimango in lurk che devo riposare gli occhietti. Va bene, va bene. Eh, grazie, grazie, Irma. Ehm. Beh, beh, comunque. Disintossicarsi dalle patatine. Ce, ce ne vuole. Eh? Io sono uno di quelli che ne mangerebbe, tipo a, a morire, letteralmente. Io sono un uno di quelli che mangia tantissimo, tra l'altro. Quindi figuratevi. Ciao Daniele, buonasera. Passo qui grazie al Raid di Ruma e faccio un saluto veloce a tutti. Ciao Daniele, grazie per essere passato. La patata è la patata, certo, ma figurati. Tu ti fai la splendida, che dici, fai queste battute perché sai che su questo canale facciamo spesso e quindi qua ti senti libera, ti senti un po' a casa tua, no? Ti senti un po' a casa tua, dimmi la verità, vediamo se funziona questa. Guarda, aspetta, aspetta un attimo, aspettate un attimo, lo so che avete lo, scher lo schermo nero, però se io faccio così, ecco. ti agitare altrimenti ti senti male il Roma non fa ride va alla conquista degli altri canali no vabbè ma, ma non lo so se ve l'ha mai detto ma teoricamente quando io passo da Irma insomma lo dice sempre io e Irma ci conosciamo ormai da tanti anni e lei lo sa cioè il mio canale è sempre casa sua fa un po come cazzo gli pare tanto qua è, è così cioè, lei ha diciamo carta bianca lei è una di quelle poche, pochissime persone che su questo canale ha sempre, sempre carta bianca. E può fare e dire quello che vuole. No? Come se fosse il suo. Più che altro ora siamo in un mondo di pirati, dobbiamo essere più veraci. Ma assolutamente, assolutamente sì. Ah, visto che siamo in tanti adesso... In tanti, sì, in tanti. Vi faccio vedere una cosa che ho fatto... Voi dovete sapere che a me mi dicono che ho il baffo unto. Io porto i baffi. Ora non siete perché ho un pochettino la barba un po' più lunga. Oggi l'avrei dovuta fare, ma non l'ho fatta. Vi faccio vedere una... La mia... La mia... Dov'è? La, 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 la... cosa... La bandiera pirata che ho fatto di recente. Irma l'ha già vista. Però so, ne vado così fiero che la voglio mostrare a tutti. Vediamo se la trovo. La troverò qui. Chi, Chi lo sa? Fatemi vedere. Mm... Eccola qua. Ve la mostro, eh. Ve la mostro. Guardate che bella sta bandiera che ho fatto. United Greasy Moustache. Sono un web designer. Sì, mi occupo anche un po' di... <ride> Di grafica, sì, nel mio lavoro, assolutamente. Manca la barba... Eh no! Hai il baffo! Hai il baffo! Perché è l'unione dei baffi... Dei baffi unti. Questo, questa bandiera riunisce tutti quei pirati che hanno i baffi unti esattamente come me. Quindi... Non potevo mettergli la barba, gli ho messo i baffi. Belli... Eh? Belli crispi. <ride> Eh, niente, questa è la bandiera. Se un giorno ci sarà la possibilità di caricare delle, delle foto delle bandiere personalizzate, sarebbe bellissimo, ma non lo faranno mai. Metterò questa. Grazie Carmine. Grazie per il follow. Aspettate un attimo che mi sono perso dei messaggi. Eh, oggi ho mangiato a Morsi. E quasi tutto quell'uovo di Pasqua della Ferrero. Oh, che bella! Che bontà. Basta che non sia bandiera bianca, già mai. Noi siamo pirati nelle ossa. Ho detto che si trova a vedere uno che ama i pirati, quindi non farmi fare brutta figura, assolutamente. Ehm... <ride> uh... Ci sto osservando infatti con sguardo. Con sguardo severo e critico. Dice Barba. Ma Barba gioca anche tu a Sea of Thieves. Eh? Eppure il Kraken. Eh, ho voluto fare. Un... Allora, inizialmente questo cioè, era soltanto un teschio con la scritta dietro. No, poi. La guardavo bene, ho detto io, c'è qualcosa che non va in questa... Allora ho aggiunto, ho aggiunto i tentacoli, no? Che escono dalla. Che escono dal, dal teschio. Mi sembrava, mi sembrava una figata aggiungerli, no? E poi per dare eh, più movimento alla, alla bandiera. Secondo me è figa, è figa. Manca la barba perché sono sicuro che tu, barba calva, hai una barba bella folta. mmm allora, l'idea di vedere la forma quadrata e non rettangolare, sembra un bellissimo logo. Più che... sì, 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 allora, l'ho fatta, fatta quadrata perché so che non, non, non potrò mai metterla. Cioè, in realtà è, è successo questo. L'ho fatta quadrata principalmente perché eh, preferisco questo taglio quando pubblico le cose su Instagram. Perché questa qui l'ho pubblicata su Instagram insieme ad altre foto che volevo appunto eh, mettere quadrate. Quindi, se, se su Instagram lo sapete, se caricate una foto quadrata, poi tutte le altre le devi mettere per forza quadrate e non le puoi mettere rettangolari. Quindi era una cosa. E poi sapevo che eh, non avrei mai potuto aggiungerla sul uh, in game. Uh, pertanto ho detto sai che c'è? Magari se un giorno la voglio fare diventare un avatar sta cosa qui. Eh, la, 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 la lascio, la lascio di, questo, di questo formato. È un pirata se non ricordo male. Sei tu quello che è stato da moccia con Mario Storniolo. Che spettacolo! Ah, ma quindi abbiamo. Quindi abbiamo un VIP tra di noi. Abbiamo un VIP tra di noi. Ma il progetto del nove libri di Scarlok come, come si acquista da John? No, no almeno io non l'ho acquistato, io l'ho trovato nel mercato nero. L'ho trovato nel mercato nero che si sblocca più là, non so esattamente Spartano a che punto sei con la storia, però io una volta sbloccato il mercato nero l'ho trovato lì. Ma forse, forse c'è un modo alternativo per prendere questo, questo progetto, chissà, magari Aris lo sa. Come mai un solo osso e non classicamente due scelte? No, in realtà ci sono, in realtà ci sono, ci sono due, solo che uno è nascosto da un ricciolo di, di tentacolo. Aspetta, te lo, faccio, te lo faccio rivedere. Ce ne sono due in realtà, ho voluto dargli proprio quella, quella cosa classica. Aspettate un attimo. È nascosto. Ho detto io che faccio? Gli faccio passare il, faccio passare il tentacolo sopra o glielo faccio passare sotto? In realtà è molto nascosto. Guardate qua. È qua non, si vede appena perché è praticamente. No, è, è, un, è un asse. È, ed è qui. È qui. C'è il tentacolo che gli passa sopra. E qui ero indeciso perché potevo giocare potevo in realtà posso sempre cambiarlo eh ah dici sono solitamente sono due incroci no mi piaceva mi piaceva dargli un taglio non so se, se un taglio particolare un po' più originale mi sembrava non lo so mi sembrava più figo darglielo così piuttosto che sì 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 diciamo che è stata una scelta è, è tutto è una scelta mia di testa Questa, queste sono questo che vedete è l'esempio della mia vena artistica notturna. Io di notte faccio sempre queste cose. Cioè di notte scrivo, di notte disegno, di notte faccio le cose artistiche, tutte di notte. La notte mi, mi vengono queste scintille così totalmente a caso. Alle volte disegno delle cose, poi le guardo, tipo dopo che ci ho impiegato un'ora, due ore, eccetera, eccetera, le guardo e dico... Che merda, le cancello, le butto nel cestino e le, le cestino per sempre, tipo dopo che ci ho speso tipo due ore, due ore e mezza, tipo basta, che schifo, che merda. Sembra il bastone di Ossi come arma che si tiene dietro la schiena, la notte è più tranquilla, sì sì sì, ma io la notte, la notte è il mio momento magico. To the family, grazie Barba, grazie per il, per il follow. Pensavo ci fosse una storia, no, no, non c'è una storia, semplicemente c'è una... la voglia di, 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 di rappresentare quello che mi hanno sempre detto, no? il Mi dicono sempre Baffo Unto, Baffo... che per, per scherzare, no? Mi dicono il Baffo Unto, Baffo Unto, Baffo Unto, ho detto, sai che c'è? Se su Skull mi daranno la possibilità di creare, di creare una gilda, di creare un gruppo, che io non lo faccio mai generalmente, però se ci sarà mai questa possibilità, creerò la... United Greasy, uh, greasy Mustache, uh, perché mi sembrava molto divertente come, come cosa, uh, ogni tanto ci sta anche prendersi un pochettino in giro, e il baffo è diventato come dire il simbolo del, del canale alla fine, uh, allora girare, 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 allora io direi... Abbiamo giusto il tempo, forse, di fare questa taglia qui. E la farei insieme ad Aris. Che prenderei. Prenderei su Discord. Se c'è ci... ancora Aris. E ce l'ho. Ci facciamo questa taglia. Ma sei. Sei il baffo più bello dei sette mari. Adesso. Tornate in stiva, ratti di sentina. Ma dalle sabbe vedo che conosci Wodga. Prima Iruma e poi Wodga. Conosci solo streamer dal fascino ben marcato. Mancavo solo io, è vero Barba. Mi manchi solo tu, ma tanto passerò, passerò a controllarti arrivato a questo punto perché mi incuriosisce. Comunque sì, anche con, allora, con Irma ci conosciamo da molto più tempo. Eh, ciao Mave, con Irma ci conosciamo da molto più tempo. Wodga, mm, eh, Giulia, l'ho conosciuta. Non ricordo, non ricordo beh, beh, comunque da qualche anno anche lei, abbiamo giocato parecchio insieme, abbiamo giocato a dei giochi veramente interessanti, siamo rimasti, siamo sempre in contatto anche privatamente, eh, ci, ci scassiamo dal... dal lo, lo, ho avuto il piacere anche di vederla di, vederla di presenza alla, alla Games Week, eh, però sì, insomma... Ci frequentiamo vi virtualmente sono già lì invitami ma come sei già lì invitami aspetta aspetta mi devo mettere le cuffie mi devo mi devo preparare aris tu mi alleanza tra tra pirati ma io non ho, non ho letto se mi hai risposto, Barba. Aspetta. Se giochi anche tu. Se giochi anche tu a. a Cosa? A, a Skull Bones? Eh, ah, poi mi avevi scritto: No, nessun VIP è molto più VIP il mio fruttivendolo, il mio fruttivendolo sotto casa. Questo non l'avevo letto. Mmm Ma chi ti era comparso accanto a lui? Non lo so, non so se era... No, non credo fosse Aris perché non ho, cioè, non ho gli inviti... Cioè posso soltanto invitare, nessuno può joinare la mia sessione. Facciamo eh... una cosa. Intanto prendiamo Aris e lo postiamo qui. Abbiate un attimo di pazienza ragazzi, arrivo subito. Aris? Buonasera e buonasera a lei allora aspetta un attimo che non ti ho in cuffia ma ti ho nel casse ok ora ti ho in cuffia sei, sei pronto? sei pronto? pronto pronto sono un pirata strano non gioco né a questo né a S.O.T. ah e niente comunque mi incuriosisce a questo punto oh, barba calva poi eh, insomma sicuramente mi ricordati il mio nick ti troverò ti, ti troverò ed è una minaccia ho controllato sul mercato nero non c'è il progetto non c'è il progetto né già completo ma io il progetto giuro di averlo visto è possibile che il, il coso di, di Scarlock io l'abbia visto al mercato nero Aris no Spartano ti ho risposto sopra lei gli hai risposto ah, forse sì, Spartano allora in, po in poche parole sì. eh, il, eh, diciamo i cannoni di Scarlock devi andare da Scarlock semplicemente cos'è il problema? E, eh, ti chiede il uh, rum teschio nero no, teschio oro. Scusa. Che è una risorsa che non c'è ancora. E ah. quindi in automatico. Quindi non si possono avere in teoria. Ah, bella minchiata! Ok, perfetto. Allora niente Spartano. Perdonami. Io ero sicuro di aver visto quei cannoni al mercato nero, giusto? È un progetto sempre da Scarlock. Che lo puoi comprare col run teschio bianco, che è quello che hai a disposizione. Che puoi farmare. Eh lì a Anne eh, il problema è che sono quelli appunto di grado basso, che sono quelli che ti vengono regalati durante la storia. Ah, ecco, ok, ok. Ciao Zantruno! Puoi avere il progetto e poi craftarli a nastro, però appunto sono poco potenti quindi non ha senso. Invece quelli All... super potenti che hanno 110 di potenza, appunto serve 1000 di eh, teschio oro, rum teschio oro che non è ancora disponibile. Zantrulla dice si possono avere basta migliorare la parte sinistra dei miglioramenti nel mercato nero che ti sblocca ah, che il craft del rumoro quello non sono ancora arrivato a quel punto eh allora forse eh, sì forse siamo, siamo un po' indietro noi nel eh, io sicuramente sono, sono indietro ehm, che, eh, che fai vieni qua oppure ci incontriamo direttamente sul, sul punto non so uh, perché, ma... Quest, invece... Aspetta, aspetta un attimo che non so perché si è sminchiata un pochettino il... Si sminchiata la mappa ah, di gioco, ah, okay, raga. Ah, la... ok, Un vile tradimento? Aspetta. Sì. sì, aspetta un attimo, aspetta un attimo che si è... Non so esattamente cosa sta succedendo. Ah, oh, ok, ora si è sistemata. È <ride> qua sopra, sì, un vile tradimento. Partiamo... All'avamposto. <ride> Allora posto qui vicino, va bene, dai, arriva. Che gioco mi facesse. Ok. Bisogna bisogna finire tutta la storia. Ecco, cosa che io non ho fatto perché poi mi perdo in questo gioco, mi perdo nelle stronzate più varie, capito Zantrulla, cioè eh, che ne so, ehm, tesori Mostri da uccidere, navi fantasma, capito? Tutto quello che è oltre la storia, io lo faccio, cioè io mi perdo in altre cose, non, faccio, non mi dedico mai alla storia principale. Ma questo è in, in qualsiasi gioco eh, dove, dove mi danno la possibilità di, di fare altro, faccio altro. E poi alla fine, tipo alla scordata, come si suol dire, mi metto a fare la, la main quest. Perché io sono così, sono uno che si distrae molto. Stai ballando, Aris ti vedo. Ti, ti vedo... Vi, vi, vi confermo che i server hanno un sync che fa ridere. Io sono fermo adesso. Sei fermo, stato... si? Sì, sì sono, ma, ma da un pezzo che sono fermo. proprio per perché... dalla tua live. Che, eh sì, che... già sta guarda a fare con, con, le, con le mani ai fianchi. Tra l'altro, ma è bellissimo. Tutto questo, io sono completamente fermo. Nella Vabbè. mia partita. Partiamo, partiamo, facciamoci sta così. Poi vado, vado a cena che c'è un, un certo languorino, non vi nego che c'è un certo languorino. Io sinceramente la, la parte lì di potenziare il tavolo l'ho un po' schippata eh, per il fatto che ho visto che si resetta tipo tra otto giorni. Quando partirà la, la season praticamente, perché partirà, partirà, partirà in quei giorni lì, quindi... Quindi hai pensato, io non voglio impiegare il mio tempo se poi tutto viene di verrà distrutto tra 8 giorni? No, più che altro sto, sto usando i pezzi d'orto. Appunto, ho, com ho comprato parti della nave che mi servivano e adesso sto potenziando, diciamo, le varie farm. Ok, perché quelle lì ho visto che lì invece il, il reset è tra 93 giorni. Sì, ma è. Ok, ci sono delle navi lì vicino, ma non so se sono le sue. Non credo. Boh, forse ci attaccheranno. Vabbè, noi ce ne fregheremo, altamente. Siamo pronti? Vai, vai, andiamo, andiamo, andiamo. Pardon, mi scusi. Merda. Avete mai... avete mai visto una... una brigantina sparare dei missili? Anche se Aris mi rimprovera che non vanno bene, io non ci posso fare niente, io li adoro. Buono, buono Ottimo Volevate vedere un po' di azione? Da quello che ho sentito hanno confermato Che il miglioramento del diario Non verrà resettato E che in realtà la season partirà Fra due o tre giorni Ma come? Fra due o tre giorni Cioè anti anticipano la season Ma è una cosa ufficiale questa Ma siete sicuri? Questa qui no? E Io la scarico. Che eh. cazzo me ne frega. Ok. Eh? Ah no. Vabbè. Ah, allora devo scaricare altro. Queste per esempio. Arrivo eh. Devo prendere, mi sa, dei. delle cose che sono ancora in acqua. Vai, vai. Ma si deve togliere la posta. Allora... Uh. Vabbè dai, abbiamo il ginevro. Andiamo così. Vediamo cosa c'è qua dentro. Spezie e gommalacca. Ehi. Okay. È la cassa del tesoro. Però quindi momentaneamente... Faccio così. Oh, io ho un, pro un costante problema di... Di, di, di spazio perché mi porto con me i beni. Perché io ad ogni porto vendo, vendo dei beni. Io comunque co commercio molto, commercio costantemente. È un'abitudine che ho preso dalla, uh, dalle varie dalle varie beta. E quindi non posso farne a meno. Per me, commerciare è una droga, lo devo costantemente fare in questo gioco. Allora, ritorniamo, ritorniamo alla, alla terraferma, Aris. Io, poi, io adesso stacco. Però intanto ti ringrazio per avermi fatto, aiutato in questa, in questa taglia. Non so se da solo onestamente ce l'avrei fatta. Quando vuoi, Yes. Per ora, sono, per ora siamo un pochettino divisi tra Skull and Bones eh, e il Divers. il Divers 2. Eh, devo dire la verità mi sta prendendo tanto Soprattutto giocato, giocato in gruppo eh, Per il momento offline lo sto giocando con eh, Lo sto giocando con Zio Gabrio. Con eh, Dangerisk eh, sì, Robby Robigan, dovrei dire adesso eh, ci, stiamo, ci stiamo divertendo non poco Ma anche giocarlo, anche giocarlo comunque in solo Con... Eh, con, dei, con degli estranei attraverso il matchmaking devo dire che ha il suo, ha il suo perché. Eh, lo vedrete nei, nei prossimi giorni. Quindi alterneremo, alterneremo questo gioco appunto al Divers eh, per tutta la settimana, comunque nel me, ne, ne, nelle prossime settimane a venire. Uh, non so se dobbiamo. Posso consegnare qui? No, do, dobbiamo consegnare in uno di quegli avamposti. Vabbè, lo farò io poi offline. Mi prenderò la, la ricompensa. Intanto, allora passiamo alla schermata social. Io qui faccio al desktop, allora, Aris. Noi ci, ci aggiorniamo presto. Grazie ancora. Volentieri, una buona ciao. serata a tutti. Ciao caro. Ciao ciao ciao. Allora, allora, fatemi vedere, fatemi vedere un paio di Koshwe. Allora, abbiamo giusto, giusto. Abbiamo Malvaisso che sta giocando a del, a del Divers 2. Eh? Quindi noi andiamo a fare, andiamo a fare un, un Raidino. Intanto, io ragazzi. Eh, vi ricordo che noi abbiamo tutti i nostri social e quant'altro ovviamente anche il nostro sito ufficiale che è gamershqitalia.it trovate tutti i link eh, qui in chat postati da, dalla splendida Samantha eh, passiamo da Malvaiso vi facciamo un, ra un raidino grazie, grazie intanto per questi follow che stanno arrivando Grazie per il supporto, grazie per la compagnia ovviamente, e ragazzi passate una buona serata e buona fortuna, alla prossima, ciao!